di essere qua. E un voto alla Lega domenica è anche un voto per mandare a casa la Azzolina, che è una rovina per la scuola italiana. Perché studenti, famiglie, insegnanti non si meritano questo. E sapete quali sono i figli della Azzolina? Questi. Questi sono i figli della Azzolina, della scuola con le rotelle. Noi abbiamo già vinto, perché noi nelle piazze parliamo di scuola, lavoro, tassi, pensioni. Alla sinistra rimangono solo gli insulti e i fischietti. Avete già perso, ragazzi, avete già perso. E se volete un po' di immigrati, portateveli a casa vostra e manteneteveli voi, non gli anziani di dolo, i disoccupati, perché sono dei fenomeni a sinistra. Accogliamo e pagate voi. Quindi, se volete accogliere, aprite le porte. Eccolo, il programma della sinistra per il Veneto. Insulti e tristezza, noi rispondiamo col sorriso, col lavoro, con dolo e con zaia. Ragazzi, domenica e lunedì c'è la possibilità di riconfermare. Io capisco quelli di sinistra, perché qua finisce 70-20 e quindi non c'è reddito di cittadinanza per tutti, e quindi sono in difficoltà. Quindi cosa fanno? Però parliamo di cose serie, perché Oscar Wilde diceva: mai litigare con un idiota, perché ti porta sul suo campo e ti batte con la sua esperienza. Parliamo di scuola e autonomia. Cosa significa autonomia? Autonomia significa che a Trento e Bolzano, dove la scuola non dipende dal Ministero di Roma, ma dipende dalla provincia autonoma, i ragazzini sono tutti in classe con gli insegnanti, con i banchi, con la mensa, con le maestre e col tempo pieno, perché gli insegnanti a Trento e Bolzano dipendono dalla provincia, e guarda caso gli assessori alla scuola sia a Trento che a Bolzano sono della Lega. Quindi laddove c'è l'autonomia vera, i nostri figli sono in classe. Laddove c'è il governo PD 5 Stelle scansa fatiche, i nostri ragazzi non hanno neanche i banchi e fanno i compiti seduti per terra. E un bimbo down, perché questi che fischiano dovrebbero capire che a Roma oggi, ma lasciateli perdere, guardateli in faccia, sono la dimostrazione che la droga fa male, dai, lasciali perdere, meglio un bicchiere di prosecco che due cannoni, ragazzi. Stavo dicendo che fra i tanti alunni che rimangono a casa, tanti ragazzini disabili, tanti bambini autistici, bambini down, che per settimane, per mesi, hanno aspettato questa settimana per tornare a scuola. Perché io ho due figli, già per i ragazzi cosiddetti senza problemi, stare a casa per 6 mesi è difficile. Ma provate a pensare a quella mamma e a quel papà con un bimbo con delle difficoltà, non vedente, non udente, autistico, che non vedeva l'ora di tornare a scuola, che
Se non portate rispetto a me, portate almeno rispetto ai ragazzi disabili di cui stiamo parlando. E se avete voglia di rompere scatole, andate via di qua, che ne abbiamo sufficienza. E anche rispetto quando si parla di scuole e di disabili. Ma vergognatevi, va? E andate a fare volontariato in oratorio. Sapete perché? Poi ritorno a quel bambino. Abbiamo già vinto, non solo in cabina elettorale, ma anche per educazione. Perché sapete gli unici fascisti che io trovo in giro per l'Italia dove sono? Là. Gli unici fascisti, gli unici antidemocratici, perché io sono convinto che voi, se qua ci fosse Renzi, Zingaretti, Di Maio, non sareste lì a far casino, sareste a lavorare, sareste a casa, sareste in negozio, sareste a studiare. Gli unici arroganti e fascisti siete voi. Però torniamo a parlare di cose serie, non di quattro figli di papà viziatenti. Un ministro che impedisce di tornare a scuola a bimbi disabili, un ministro che rende difficile a mamma e papà andare a lavorare, perché se il ministero ti comunica che un figlio entra a scuola alle 8, uno entra alle 8 e mezza, uno entra alle 9, uno esce alle 2, uno c'ha la mensa, uno non c'ha la mensa, uno c'ha lo scuolabus e uno non c'ha lo scuolabus. Conte e Azzolina sanno che dietro a quei bimbi ci sono a Dolo una mamma e un papà che vorrebbero andare a lavorare? È questo. Quindi diritto alla scuola, diritto al lavoro. Sapete perché sia in Veneto che in tutta Italia tanti operai che votavano prima a sinistra adesso votano Lega? Perché mi dicono: Matteo, io ho creduto una volta nella sinistra, ma il PD è quello che mi ha fregato con la legge Fornero e la Lega mi ha liberato dalla legge Fornero. Molto facile, molto semplice. E pensate che l'attuale governo, a proposito di tasse, è quello che domani impone a milioni di partite IVA, artigiani e commercianti di pagare le tasse come se nulla fosse successo, come se non ci fossero stati mesi di chiusura. Qual è la proposta della Lega? Pace fiscale e fino al 31 dicembre non si rompe le scatole con Equitalia, con l'Agenzia delle Tasse, con l'IRAP, con l'IRES, saldi, acconti, anticipi e posticipi. Questo ovviamente per chi lavora, per chi non lavora non, questo discorso non vale evidentemente. Diritto allo studio, diritto alla salute, diritto alla vita, diritto al lavoro, diritto alla sicurezza, perché la sicurezza non è di destra o di sinistra. La giornata di oggi è cominciata con una tragica notizia di cronaca da Como, dove uno dei tanti, troppi clandestini ha scozzato un parroco che stava entrando nella sua chiesa. Ne ho le scatole piene di spacciatori, clandestini, assassini e delinquenti. Basta. E qualcuno ha sulla coscienza i troppi morti, perché qualcuno ancora adesso sta facendo sbarcare migliaia di persone che non stanno scappando dalla guerra, ma la guerra ce la portano in Italia. E io avrò l'orgoglio di andare in un tribunale a Catania il 3 ottobre, perché PD e 5 Stelle hanno deciso che devo andare a processo, rischio 15 anni di carcere, ma io in quel tribunale a quel giudice dirò che sono orgogliosamente colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Le nostre leggi, i nostri confini, i nostri valori, il nostro onore e la nostra dignità. Quindi
a testa alta, perché noi diamo rispetto e chiediamo rispetto. Tutti ad Olo sono i benvenuti, ma se io ti do una speranza di futuro ad Olo e il sindaco questo principio applicherà, sei il benvenuto. Se scappi dalla guerra, se cerchi un futuro, va benissimo. Però se arrivi ad Olo e dopo un po' cominci a dire non mi piace come mangiate, non mi piace come vi vestite, non mi piace come pregate, non mi piace il presepe, non mi piace il crocifisso, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Se poi dici non mi piace il leone, primo barcone, allè. Io vi dico in bocca